Camer, ristrutturazioni d'interni, via Aldo Moro 38, Sondrio. 9 in un colpo solo. Tanti sono i centri estivi riaperti in Alta Valle, uno anche fuori porta ad Overo, dopo il lockdown, garantiti fino a metà settembre grazie alla cooperativa sociale Stella Alpina di Bormio, che risponde, ebbene, alla richiesta di fornire ai bambini il servizio ricreativo e formativo tanto mancato. Centri estivi diversi dai soliti, proprio per la pedissequa osservanza alle normative della sicurezza sanitaria, affrontate dagli organizzatori anche in termini di risorse umane, più numerose e più formate. Un mondo magico di laboratori e momenti educativi, anche in lingua inglese. Di centri estivi ne abbiamo fatti tanti, dice la responsabile Barbara Silvestri, ma come quest'anno mai. Un lavoro certosino quasi, di piccoli gruppi che devono lavorare e stare anche in ambienti separati gli uni dagli altri, e allo stesso tempo devono stare in connessione. E facendo le stesse attività, vedendo i lavori che si fanno insieme. Quindi una suddivisione in piccoli gruppi comporta anche molti operatori che quindi sono attivati. Circa una trentina su ben 9 centri estivi. Le proposte sono diversificate a seconda della fascia d'età. Ci sono i Summer Life sulla falsariga dei Grest, per ragazzi dai 6 ai 14 anni, in collaborazione con parrocchie e comuni laddove sono attivi i centri di aggregazione giovanili. Peculiari quelli di Val di Sotto e Val di Dentro, dove i gruppi spaziano in ben 7 frazioni, in un'unica proposta di comunità diffusa. Fondamentale il supporto di forze esterne, quali genitori e alpini. Ci sono poi i centri estivi cuccioli per piccoli da 0 a 3 anni e da 3 a 6 anni, che godono della possibilità di fare il tempo pieno e accedere alla mensa tutti i giorni tranne il sabato. Abbiamo proprio visto negli occhi dei bimbi la felicità, la voglia di tornare a giocare insieme dopo tutti questi mesi in cui non hanno potuto stare con i loro amici, i loro coetanei. Quindi la vera gioia è stato vedere loro correre verso i loro amici e potersi godere questi attimi veramente speciali. Nonostante i costi per la cooperativa siano raddoppiati in termini di azioni strutturali e per numero di educatori, in proporzione da 1 a 5, per l'utente la retta rimane invariata grazie all'impegno dei comuni. Al centro estivo Cuccioli di Sondalo troviamo tutte e tre le fasce d'età, come a Bormio, aperto anche ai bambini di Valfurva, Val di Dentro e Val di Sotto, grazie a una convenzione pilota siglata tra tutti i comuni per la prima volta, che accogliendo la proposta della cooperativa sostengono il centro con 15.000 euro, sgravando l'utenza. Una via maestra per l'apertura anche in autunno, dice Silvestri, che possa riconoscere il valore del nido per le comunità. Brave le educatrici nel catturare l'attenzione dei bambini, nel coinvolgerli in un'esperienza comunicativa di grande valore sociale, comunitario e pedagogico, forte della coprogettazione tra comuni, parrocchie, associazioni sportivi, uffici di piano, sociali, tutti insieme e con la medesima visione, quella del futuro delle nuove generazioni. Crediamo che questa esperienza sia davvero preziosa per introdurre i bambini a quella che sarà il futuro soprattutto della scuola. Aiuta anche noi adulti a misurarci con l'organizzazione dell'attività dentro questi vincoli, aiuta anche le famiglie a introdursi a questa nuova prospettiva che purtroppo ci seguirà anche nei prossimi mesi, se non anni, insomma.